Mozione unanime del Consiglio regionale per dire no al deposito di scorie radioattive in Toscana. La Commissione Sviluppo Economico licenzia due proposte di legge per il sostegno economico ai maestri di sci alle Proloco. Il Consiglio dice no al deposito di scorie nucleari. Una mozione unanime del Consiglio regionale per dire no al deposito di scorie radioattive in Toscana. La mozione votata in aula all'unanimità è la sintesi di quattro atti presentati rispettivamente dai gruppi di Italia Viva, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Sono sette le regioni, tra cui la Toscana, dove secondo la relazione tecnica predisposta dalla Sogine sono state individuate le aree idonee alla realizzazione del deposito unico nazionale per lo smaltimento di scorie nucleari. Tra le 67 aree indicate, due risultano essere aree toscane, precisamente tra Trequanda e Pienza, in provincia di Siena, e a Campagnatico, in provincia di Grosseto. Ma oggi io ho voluto con forza che venisse approvata una mozione all'unanimità per dare al Presidente Giani lo strumento di parlare con il Governo e con Sogin con grande forza. È arrivato un no forte, deciso alla possibilità che arrivino sui nostri territori, in particolare nel sud della Toscana, le scorie nucleari di media e bassa intensità. Lo continueremo a dire e a urlare con forza in Consiglio regionale, e l'atto di oggi, votato da tutti, dà più forza al Presidente Giani per potersi sedere ai tavoli nazionali e dire il no della Toscana a questa che è una scelta scellerata rispetto ad alcuni territori che sono territori a grande capacità turistica, ma anche a grande, di grande bellezza ambientale. Il Consiglio regionale della Toscana dà un segnale forte, ha detto no alle scorie radioattive e nucleari in Toscana, l'ha detto in maniera unanime, in maniera forte, l'ha detto in maniera unitaria. Questo per noi è stato una conquista importante. Io per primo ho depositato una mozione, la 97, nel giorno di martedì. Siamo stato il primo partito a depositare, a dire no con forza, nelle ore successive la costruzione di un consenso diffuso con tutte le forze politiche. Poi siamo arrivati all'unanimità in Consiglio regionale per dire no in Toscana, a Trequanda, a Pienza, a Campagnatico, in Toscana. La Toscana vive di un territorio straordinario, vive del proprio ambiente, della natura, del turismo, dell'accoglienza, diciamo, di tante persone, dell'attrattività, della bellezza del proprio territorio. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio governatore Eugenio Giani di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radioattive e nucleari. Per me personalmente una vittoria importante, per essere stato il primo a denunciare tutto questo, e ringrazio tutte le forze politiche che hanno voluto condividere un atto unitario approvato dal Consiglio regionale. Noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto, ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico, naturalistico, ambientale. Quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista quindi economico. La Val d'Orcia, il comune di Campagnatico, Pienza, Trequanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo. Hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia, hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione. Nell'atto si impegna la Giunta regionale a continuare a esprimere con nettezza tale contrarietà in tutti i luoghi deputati e a fornire ai comuni interessati in tutti i passaggi procedimentali ogni supporto utile al fine di sostenere con la massima efficacia la posizione di contrarietà e l'individuazione dei siti in oggetto. Questo è un tema estremamente importante. È un tema estremamente importante perché si rischia di fare della facile demagogia che non va fatta. La logica del non nel mio giardino è un qualcosa che serve a poco, serve quasi a niente. Del resto, però, è un tema di dimensioni
nazionali andrebbe affrontato con grande senso di responsabilità, perché oggi noi ci preoccupiamo di dove dislocare dei residui nucleari che, non ci dimentichiamo, già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte, questi residui nucleari esistono e li abbiamo in casa, dobbiamo soltanto metterli da qualche parte dove stoccarli per 30 anni. Detto questo, che è il problema reale su cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate ad esprimersi, poi resta la battaglia, perché nei siti individuati dalla Sogin arrivano due siti che sono, uno, un patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'altro una delle zone naturali più belle della Toscana. È ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari, ma non basta una risoluzione che oggi abbiamo votato all'unanimità a tutto il Consiglio regionale e ne siamo ben felici. Non basta questo. Il tema è un tema di attualità enorme, è un tema che dobbiamo affrontare, come dicevo prima, senza il filtro della demagogia, perché queste scorie, se non vanno in Val d'Orcia, se non vanno a Campagnatico, e viva Dio che non vadano né in Val d'Orcia né a Campagnatico, da qualche parte devono andare. E qualcuno dovrà assumersi anche la responsabilità di decidere dove e come dislocare queste scorie. E avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentata anche altri gruppi consiliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni che purtroppo sono stati individuati come sedi, per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che ora stia il Presidente Giani a andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta, perché i nostri territori, soprattutto quelli come quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Io ritengo che la Toscana non sia proprio morfologicamente adatta ad ospitare un sito di deposito nazionale per le scorie nucleari, soprattutto addirittura in quei luoghi che vengono identificati dalla carta CNAPI, perché sono luoghi non solo vicinissimi a siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da UNESCO, ma hanno anche una vocazione turistica e agroalimentare di pregio. Andare a costruire un deposito di scorie nucleari vorrebbe dire ammazzare qualunque possibilità di ripresa economica e di rilancio delle attività di quelle zone. Sostegno ai maestri di sci e alle Proloco. In arrivo 200.000 euro per la categoria dei maestri di sci della Toscana, duramente colpiti dalla crisi economica in seguito alla pandemia Covid-19. Il sostegno economico di 800 euro una tantum per il 2020 andrà ad ogni maestro di sci operante in modo continuativo sul territorio toscano, iscritto all'albo professionale tenuto dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci. La proposta di legge d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza è stata licenziata all'unanimità in Commissione Sviluppo Economico presieduta da Ilaria Bugetti. Sostegno economico di 250.000 euro una tantum anche alle associazioni Proloco della Toscana. Anche in questo caso la proposta di legge d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza è stata licenziata all'unanimità in Commissione Sviluppo Economico. Oggi in Commissione abbiamo approvato due leggi importanti. Primo, perché derivano da un risparmio del Consiglio regionale, quindi un esercizio virtuoso del Consiglio che ha consentito un risparmio di oltre 1,5 milioni, in parte dedicato alla cultura e in parte dedicato alle due leggi approvate oggi in Commissione, una relativa ai maestri di sci e l'altra alle Proloco. Abbiamo scelto due settori che non avevano avuto nessun tipo di ristoro a livello governativo, quindi la cosa importante è poter essere complementari per quei settori e quegli enti che non avevano avuto nessun tipo di sostegno economico in un momento di grande difficoltà. Quindi maestri di sci con una legge di 200.000 euro che copre più o meno quasi tutta la domanda, anzi tutta la domanda necessaria, così come con le Proloco. Seguiranno dei bandi a cui tutti potranno partecipare e quindi avere un piccolo contributo che riesca a coprire ciascuna Proloco. Sono una parte importante del nostro territorio di socialità, di turismo, di aggregazione, quindi sia la parte delle Proloco che la parte dei maestri di sci attengono a quei settori su cui la Regione vuol dimostrare una vicinanza. Inoltre abbiamo avuto un'audizione con l'assessora Alessandra Nardini,
Abbiamo parlato di politiche del lavoro, in particolare ci siamo concentrate sulle risorse che la Regione ha messo a disposizione della cassa integrazione in deroga, quindi con una fotografia della situazione toscana da un punto di vista del lavoro che mostra sia le difficoltà del comparto, la diminuzione di fatturato, ma che mostra anche una capacità di reagire e di dare una mano a quei lavoratori che hanno avuto difficoltà. Ovviamente è un lavoro che non si ferma ma che continuerà e che prevediamo nei prossimi mesi debba essere monitorato, soprattutto perché le crisi e la diminuzione del fatturato sicuramente avranno delle ripercussioni importanti. Ecco perché sarà necessario che la Regione, in particolar modo la nostra Commissione, segua e dia un indirizzo preciso nell'applicazione di questi incentivi a vantaggio del lavoro e di tutto il comparto industriale della Toscana.